Ciao a tutte! Oggi ho deciso di fare il video tag Sparliamone, come avete visto dal titolo, così per farmi conoscere un po' da voi, visto che ho aperto da poco questo canale. Cominciamo con le domande, guardo di qua perché ce l'ho scritta sul computer. Allora, nome, età e città. Fabiola, 18 anni, Milano. Professione, studentessa, sono in quarta superiore. Poi tatuaggi, ne ho uno, che ora vi faccio vedere. Non fate caso come sono vestita, sono in casa, non sto a guardare queste tre stelline qui. E l'ho fatto a 15 anni. E vorrei farmene un altro qui, però non lo so, devo pensarci. Poi segno zodiacale, acquario. Colore preferito blu, io adoro il blu. L'azzurro non tanto quanto il blu scuro più che altro, e poi vabbè rosa, viola, tutti i colori femminili. Piercing sì, ho il piercing all'ombelico che l'ho fatto a 14 anni, sì, poco più di 14 anni. Poi hai il ragazzo da quanto? Sì, ho il ragazzo da 3 anni e 3 mesi. Sì. Poi, se potessi cambiare qualcosa di te, fisicamente e caratterialmente. Allora, fisicamente sicuramente la mia altezza. Sono alta 1,53, cioè questa cosa mi sta veramente antipatica. Cioè, non dico che vorrei essere 1,80 perché sarebbe esagerato, però non so, 1,65 non sarebbe male. E caratterialmente non lo so, è un po' meno timida, sì, essere un po' meno timida. Poi, al migliore amico, ho la migliore amica, Marina. Un bacio se mi stai guardando. Se dovessi scegliere un prodotto solo per truccarti, cosa sceglieresti? Sicuramente il mascara. Mascara nero perché penso che cambi proprio lo sguardo. Cioè, ti apre proprio lo sguardo, ti fa sembrare più sveglio, sicuramente il mascara. Spesso quando non voglio di truccarmi metto solo chili e chili di mascara e esco tranquillamente. Ti senti bella? Sì, direi sì, poi dipende dai giorni. Ci sono dei giorni che mi sento uno schifo, dei giorni che mi sento più bella. Però in generale diciamo di sì. La tua marca preferita di cosmetici? Non ho, allora, per i trucchi non ho una marca preferita. Cioè ho dei prodotti che compro solo di quella marca perché mi sono trovata bene. Non, io non, cioè quando mi trovo bene con un prodotto non sono abituata a cercarne altri. Cioè dico perché devo cercarne altri? Mi trovo bene con quello e continuo a ricomprarlo. Tipo la Scipia la prendo di Sephora. I correttori li prendo di Kiko, cioè ho delle cose standard, diciamo. Quindi di cosmetici direi che non ho una marca preferita. Mentre per gli smalti, sicuramente la Kiko. L'adoro, ne ho tantissimi e l'adoro. Poi, cosa non può mancare nella tua borsa? Bella domanda. Allora, sicuramente il cellulare, nel senso, chi ormai va in giro senza cellulare? Poi lo specchietto assolutamente io non ce la faccio, specialmente quando esco fuori a cena non ce la faccio a stare senza specchietto per controllare il mio aspetto. Non ce la faccio proprio a stare senza specchio e direi anche il deodorante. Poi Collant o Leggings? Assolutamente Leggings. A me non piacciono molto i Collant, cioè non li metto quasi mai. Quelli neri poi proprio li odio, al massimo metto quelli color carne. Tacchi o scarpe basse? Sicuramente tacchi. Io amo i tacchi, cioè una cosa più forte di me. Veramente tacchi altissimi, io li adoro, cioè li metterei tutti i giorni se non fosse che mi prende male andare a scuola con i tacchi. Quindi appena però, appena ho l'occasione di metterli, li metto e cioè mi rende proprio, mi rende felice mettere i tacchi, non lo so, mi sento soddisfatta. Quindi tacchi, anche se metto più le scarpe basse in proporzione. Accessorio no,
Allora, io non sono una che mette molti accessori, devo dire. Bracciali non li metto mai, mi danno fastidio. Anelli, ho i miei soliti due anelli che ora non ho addosso perché sono a casa, comunque la fedina e l'anello che mi ha regalato il mio ragazzo per i 18 anni, quelli li tengo sempre quando esco. Più che altro metto collane e qualche volta gli orecchini, però anche quelli mi danno un po' fastidio. Poi il make up preferito. Allora, make up preferito. Preferito nel senso. Oddio, è appena passato un uccello tipo qui davanti alla finestra. Comunque, make up preferito. Allora, per uscire di sera io mi trucco sempre molto pesante. La maggior parte delle volte faccio uno smoky molto scuro, molto colorato. Esagerato, concentrato sugli occhi. Invece per andare a scuola o per uscire di giorno comunque o mi trucco colorato in base ai vestiti, o sono vestiti di azzurro, magari faccio un trucco sull'azzurro, però la maggior parte delle volte faccio questo trucco molto semplice, un pigmento nero sfumato un po' sopra, mascara e sopra e sotto e basta. Quindi questo diciamo. Poi sono persa. Hai mai tinto i capelli? Direi di sì. Sì, dovrei fare un video a parte per questo, magari lo farò. Sì, comunque mi sono tinta i capelli molto molto spesso. Ora questo sì, è più o meno il mio colore naturale, sto cercando di smettere di fare tinte. Poi, ti tatueresti le sopracciglia? Allora, sì, nel senso, adesso vanno bene così. Cioè, se proprio le voglio più marcate, metto l'ombretto, però non sono contraria a tatuarmi le sopracciglia, magari lo farei. Nel senso, ora non ne ho bisogno, ma se ne avessi bisogno lo farei. Matte o shimmer? Non saprei proprio, cioè indifferente. Dipende da dove devo andare, dipende dai colori, cioè ci sono dei colori matte che sono fantastici, come lo sono anche dei colori shimmer, quindi dipende. Non ho un preferito tra questi due. Lucido o rossetto? Assolutamente rossetto. Io il lucido labbra proprio non lo sopporto. Cioè mi si appiccica tutto, poi mi vanno i capelli, mi si appiccicano, non mi piace. Il rossetto non lo metto molto spesso, cioè per andare a scuola non lo metto praticamente mai. Infatti ne ho tre di rossetti, no, tre o quattro. Però per uscire la sera metto il rossetto perché il lucido labbra è troppo appiccicoso, mi dà fastidio. Inverno, estate, estate, assolutamente. La tua festa preferita? Beh, il mio compleanno penso piaccia a tutti, anche se non mi piace il periodo in cui è il mio compleanno, perché è febbraio e c'è sempre freddissimo, c'è la neve, è una cosa che io odio, quindi vabbè. E poi direi Natale, Natale per l'atmosfera più che altro, perché io non sono cattolica, però mi piace l'atmosfera, scambiarsi regali, tutte le luci. Mi piace Natale. Di una frase in dialetto. Allora, io sono milanese, quindi dialetto milanese. Più che altro stavo pensando che sono solo frasi offensive. Quindi vi dirò questa. Vada via il cu. Fai la linguaccia. Di una parolaccia. Vaffanculo. Saluta. Ciao ragazze, ci vediamo al prossimo video.